Lorenzo mi ha raccontato che questo fu un folle progetto qualche anno fa, quando ancora c'era Dario Fo, dicendomi che il suo sogno era quello di farglielo leggere, e poi ci sei anche riuscito. Sono riuscito ad avere i contatti con lui, però purtroppo era un po', ma insomma mi fece leggere il manoscritto, penso quel file di questa opera. Io non riuscivo a credere che fosse possibile aver fatto una cosa del genere, perché 6.000 terzine in versi danteschi è una cosa pazzesca. Adesso scorrerle tutte qui e vedere che non c'è nessuno fuori posto, che veramente Lorenzo si è messo a scrivere in rima incatenata negli anni 2000, così come aveva fatto Dante, con una ricchezza di immaginario, di competenza proprio matematica. Insomma, l'idea di scrivere una Divina Commedia nuova ce l'abbiamo un po' tutti noi che facciamo teatro, comunque il mondo della cultura. Ne parlavo qualche settimana fa con Filippo D'Averio, che mi raccontava chi vorrebbe incontrare all'inferno, e metteva giù un sacco di nomi storici anche prestigiosi. Ma un conto è avere l'idea di fare la Divina Commedia, un conto è farla davvero, mettersi a scriverla e riuscire a farlo con questa capacità, perché ragazzi, dirlo è una cosa, farlo è un'altra. Sono veramente 6.000 tazzine, vuol dire che sono 18.000 versi, e farlo con tutta questa ironia, con questo spirito, con il giusto distacco disilluso e disincantato che si può avere al giorno d'oggi, quando questo è una specie di esercizio di stile, ma pieno di immaginario, pieno di divertimento, pieno di intelligenza, di voglia di scherzare, di giocare. C'è dentro Papa Wojtyla, c'è dentro Bergoglio, c'è dentro Himmler e tutto il nazismo e i capò, e poi c'è dentro i poeti, insomma, ci sono dentro veramente un sacco di personaggi della nostra contemporaneità che probabilmente Dante si sarebbe divertito a cacciare davvero all'inferno pure lui. C'è Giovanni l'Evangelista, ma c'è anche Brahma, e quindi insomma si gioca con le religioni, si gioca con la cultura. Insomma, c'è tanta ironia, c'è soprattutto tanta voglia di giocare, veramente un gioco letterario prezioso da tenere lì sul comodino sempre e ogni tanto dare un'occhiata, andarlo a leggere. Poi tra l'altro è anche bellissima questa edizione, bella anche magari per regalarla, perché è veramente qualcosa di originale e di particolare. Tra l'altro sono anche molto belle le illustrazioni che ho visto qui, in cui c'è un'idea di antico e di contemporaneo insieme, qualcosa che mi piace molto e che corrisponde anche a questo spazio dove lo stiamo presentando, che ha questo gusto un po' retro, pur essendo uno dei posti più contemporanei della nostra Milano. Ed è bello che infatti questo libro si presenti qui. Insomma, sono passati un po' di anni, sono veramente felice che Lorenzo sia finalmente riuscito a pubblicare questa cosa. Spero che tutti voi vogliate avere la vostra copia e anche regalarla davvero, perché è anche un bel regalo. Cioè, credo che i libri oggi siano anche un bene davvero prezioso da regalare. Questo è un libro che si presta, perché magari uno non si mette a leggerlo tutto dall'inizio alla fine, ma lo si può veramente pescare a caso, aprirlo e farsi una risata intelligente, che è qualcosa che di questi tempi è importante, anche per sentire che una storia va avanti, che una cultura va avanti, che non ci siamo fermati, che il pensiero lo possiamo allenare sapendo di essere assolutamente una nicchia sul pianeta, perché chi si mette a riscrivere la Divina Commedia in versi è veramente matto, ma felicemente matto, di quella follia di cui bisogna essere fieri e orgogliosi. E noi siamo matti con lui a venire qui a presentarlo di domenica e a poi a leggerlo e a ridere con lui e a sentire che comunque facciamo parte di quegli innamorati della cultura, innamorati della poesia, innamorati della bellezza, che non si stancano di fare cose che non hanno senso, ma la vita non ha senso, non ha senso. E allora è bello riderne, godersela. E allora io direi che possiamo passare al pezzo successivo, che è veramente il trionfo di questa cosa ed è un omaggio a un grandissimo poeta dell'inizio del Novecento che aveva questo spirito, aveva proprio questo stesso spirito nel suo mistero buffo, nelle sue opere che ha scritto. Tra l'altro io e Lorenzo siamo legati da un grande amore per la letteratura russa e per tutto quello che è il grande mondo russo, che tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento ha offerto dei capolavori di follia geniale, dai fratelli Karamazov al maestro Margherita, passando per tutta quella che è la straordinaria opera di Mayakovsky, che
che è stato geniale anche nella sua vita, nella sua follia, nello sfidare dei regimi totalitari. Noi magari oggi non dobbiamo sfidare regimi totalitari, ma dobbiamo sfidare il totalitarismo dell'ignoranza, il totalitarismo del vuoto cosmico che ci circonda.